La questione climatica è una delle big issues sul tavolo dei due contendenti per la Casa Bianca nelle elezioni del 2020. Joe Biden e Donald Trump hanno due atteggiamenti molto diversi. Anche nell'ultimo dibattito, ad una domanda della moderatrice, Joe Biden ha risposto che il fracking, che è una pratica particolarmente invasiva, particolarmente inquinante, che viene utilizzata negli Stati Uniti per estrarre il petrolio, va rivista e che comunque questo è un settore che non andrebbe più sussidiato, ma andrebbe favorita la transizione appunto all'energia eolica e alle energie pulite. L'appuntamento per il 3 novembre è con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi. È una cosa che Donald Trump aveva promesso. Se sarà rieletto, probabilmente la vedremo concretizzarsi. Nel momento in cui dovesse essere eletto lo sfidante Joe Biden, possiamo presumibilmente pensare che le cose cambieranno il loro corso. Sicuramente, comunque, questo ci fa capire che l'elezione del presidente degli Stati Uniti non è una cosa che riguarda solo gli americani, ma che da chi siederà nello studio ovale per i prossimi 4 anni è una cosa che interessa tutti noi, soprattutto anche per quanto riguarda le politiche green. In 4 anni Donald Trump ha ordinato o minacciato l'uscita dall'accordo sul nucleare iraniano, dagli accordi sul clima di Parigi, dall'UNESCO, dalla Trans-Pacific Partnership, dal trattato sulle forze nucleari intermedie, dal trattato Open Skies, dall'OMS, dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani. Il senso di disprezzo provato da Donald Trump e della sua amministrazione nei confronti del multilateralismo e del ruolo che fino ad oggi gli Stati Uniti avevano giocato nel mondo è parso più evidente che mai. Si è passati da una politica leading from behind degli anni di Barack Obama a una politica imperniata tutta sull'America First e su un progressivo isolazionismo degli Stati Uniti dalla scena internazionale. Cosa potrebbe cambiare con Joe Biden? Sicuramente l'atteggiamento. Joe Biden è cosciente del fatto che gli Stati Uniti, come superpotenza nei confronti della Russia e della Cina, hanno un'arma importante, che è quella della vasta rete di alleati che li può aiutare a gestire un cambio di paradigma come quello a cui stiamo assistendo, perché indubbiamente il multilateralismo vive un momento di difficoltà per un passaggio ad un nuovo ordine mondiale.